4-0 sotto, 4 gol sotto, quindi è inutile stare tanto a menarla e a pensare a quello che è stato, ma piuttosto a quello che sarà. Senti, Beppe, come si ripresenta un allenatore il giorno dopo una partita persa per 5-1 in casa? Com'è l'atmosfera nello spogliatoio? Come si ricaricano le batterie ai giocatori dopo una batosta del genere? Mettendola su, credo, non lo so, una terapia ben precisa non c'è, perché sennò sarei, oltre che allenatore, magari sarei anche uno psicologo, però credo che buttarla un po' sullo scherzo, nel senso di essere molto, di sdrammatizzare un po' la situazione, anche perché i ragazzi, è chiaro che di solito arrivano al campo così demoralizzati, in silenzio, no? Invece dobbiamo, soprattutto lo staff tecnico deve essere, ma non solo, ma anche la società, credo intorno ai ragazzi deve essere brava a drammatizzare e a trasformare il momento negativo a uno positivo. Senti, sabato c'è Padova-Grosseto, non posso non farti una domanda legata alla possibilità di diventare allenatore del Padova che c'è stata nell'estate del 2010, una trattativa a fiume che poi alla fine ha portato invece al tuo approdo al Verona. Non è stato semplice, no, vivere quelle lunghe settimane anche per te di attesa? No, beh, ho avuto modo di conoscere intanto due persone eccezionali, la signorina Barbara e il presidente Cestaro, insomma ho avuto e quindi questo grande onore, mi hanno fatto un'ottima impressione, grande stima, perlomeno da parte mia, però poi dopo le strade purtroppo non si sono potute unire. Che comunque è andata bene, credo, al Padova perché ha nelle proprie file un ottimo allenatore e un ottimo, soprattutto un'ottima squadra. Beppe, qualche settimana fa è stato ospite qui il direttore sportivo del Verona, Mauro Gibellini, che ha detto proprio pubblicamente: è il mio più grande rammarico non essere riuscito a portare avanti il progetto Giannini, perché ci avevo creduto proprio con tutte le mie forze, a cominciare da quando durante quell'estate, insomma, ci fu quell'incontro a metà strada, non ricordo se a Bologna o a Firenze, per la firma definitiva del contratto. Sì, ma le cose adesso è inutile star qui a tornare su magari momenti non bellissimi, sia miei che anche in quel momento della società. Capita, l'ho detto già in altre circostanze, quello che non ammazza fortifica, e sono esperienze che uno deve comunque tenere ben presente, deve portare dietro proprio per migliorarsi e per guardare e affrontare altri momenti di calcio, perché poi è così la vita di un allenatore, come credo quella di un dirigente, di un direttore sportivo, no? È molto legata ai risultati e quindi alcune volte i progetti, le idee, anche se uno le ha, poi vengono sorpassate dai numeri. Senti, sabato Padova-Grosseto, volevo domandarti un parere sul Padova. Secondo te vale la promozione questa squadra per quello che hai visto in queste settimane di campionato? Assolutamente sì, ma non per ruffianeria. È una squadra che ha grandissimi giocatori nelle proprie file, è una squadra organizzata, è una squadra che ha fatto bene anche nell'ultima partita a Pescara e quindi oltretutto in salute sicuramente farà un grandissimo campionato. Poi sai, il campionato di Serie B è lungo e anche difficile, però avere nelle proprie file giocatori di grande qualità sicuramente aiuta. Beppe, ti ringraziamo molto del tuo intervento e a sabato allora l'appuntamento a Lugano. Ok. Ciao, okay. Grazie ancora. Ciao, grazie a Giuseppe Giannini, allenatore del Grosseto. Jonas, una partita che tu vivrai perché stai ancora recuperando dall'infortunio. A proposito, ci fai un aggiornamento sulle tue condizioni di salute? Sì, oggi pomeriggio ho fatto un controllo di risonanza magnetica e domani mattina sappiamo l'esito, quindi però penso che dovrei iniziare domani a correre, così
rientrare presto. Senti, tu sei stato il giocatore più vicino in queste settimane anche a Linus Alenius per una questione di lingua, di inserimento, anche per il fatto così di averlo visto arrivare a Padova e di aver in qualche modo compreso le difficoltà che può avere un giocatore come lui a essere catapultato in una realtà del genere. Tra l'altro, parlando di infortuni, un altro infortunio anche per lui che l'ha tenuto fuori. Volevo chiederti come l'hai conosciuto, come l'hai visto in questi due mesi in cui è rimasto fuori, che tipo di ragazzo hai trovato, insomma, e che come l'hai visto anche in allenamento, perché le prime impressioni che avevamo avuto nel corso delle sue prime sedute di lavoro con voi erano quelle di un giocatore molto molto interessante. Sì, è un bravo ragazzo che ha voglia di lavorare e fare bene. E poi sicuramente è stato difficile per lui venire qui e ancora non ha potuto fare una partita in campionato, però adesso sta molto meglio e penso che presto vediamo lui in campo, perché lui ha fatto un gran lavoro qua e anche quando lui è venuto qui ha fatto qualche allenamento, è un bravo giocatore. Jonas, volevo chiederti questo. Ultimamente molti operatori di mercato italiani stanno dirigendo le proprie attenzioni proprio sul mercato svedese e anche su quello finlandese. Tu, per quel che conosci, insomma, anche della tua nazione, vedi qualche giocatore pronto per il campionato italiano, magari anche proprio per la Serie B, considerato che, insomma, c'è la tua esperienza e forse poche altre, perché non è proprio una pista molto battuta quella italo-finlandese? No, sicuramente in Finlandia non c'è tanta gente, quindi non c'è tanti giocatori, però c'è giovani giocatori che... Se dovessi fare qualche nome, così, per dire quelli che secondo te potrebbero esplodere nei prossimi mesi / anni? Per dire qua in Italia non so adesso, però abbiamo Teemu Pukki che è andato a Germania a giocare con Schalke 04. Lui è nato nel 90, quindi per il futuro, se lui gioca bene là, può essere bene per Finlandia, però per il momento non vedi tante altre, non so, non li vedi tanto dal campionato italiano, anche perché è un campionato molto particolare quello. Sì, non è facile, perché è un po' è molto diverso da quel campionato in Finlandia, e quindi spero che qualcuno possano venire qui in Italia, però non posso dire un nome adesso. Senti, in che lingua parlate con Lenius? La mia curiosità, mia ignoranza anche. Con Linus parliamo svedese, perché la mia lingua madre è svedese. Perché in Finlandia parliamo due lingue, finlandese e svedese. 5 milioni parlano come lingua madre finlandese, altre 300-400 mila svedese. Quindi sei della minoranza svedese. Però parlo anche finlandese, quindi... Certo. Totò, invece, magari se fosse arrivato Giannini poteva cambiare la tua storia qui a Padova. Chi lo sa. No, ma ripeto, non è stata un'annata così, va benissimo, e bisogna guardare avanti, basta pensare a quello che è stato. Parliamo di Cittadella, allora, che sicuramente magari c'è maggiore terreno fertile. Senti, avevi iniziato a giocare e anche a segnare, hai segnato contro il Grosseto proprio, tra l'altro, e proprio quella settimana poi fu la porta aperta sull'esonero di Guido Ugolotti. Foscarini ti faceva giocare come centravanti nel 4-3-3, un modulo che forse non si addice perfettamente le tue caratteristiche. Tu hai sempre amato giocare da seconda punta, svariando, insomma, accanto a un attaccante centrale. Sì, ho giocato due partite da prima punta, poi l'ultima da esterno, ma io ho parlato col mister e niente, non,
mi piace anche fare quel ruolo. È normale che giocando da prima punta si va un po' più in difficoltà, perché sei sempre in mezzo ai due centrali e spalle alla porta, quindi per le mie caratteristiche non è proprio il massimo. Però dai, l'ho fatto, sono riuscito anche a far gol. E niente, poi l'ultima partita ho fatto l'esterno a sinistra. Diciamo che come ruolo mi piace di più partire dall'esterno, perché comunque sei sempre nel vivo del gioco. Io sono un giocatore che ama toccare la palla, ma fare giocate, quindi sotto quel punto di vista mi diverto di più. Prima punta invece devi cambiare un po' il modo di giocare, devi giocare un po' sullo sbaglio del difensore, fare altri movimenti e diciamo giocare un po' più per il gol. Quindi sono due cose un po' diverse. Senti, quando si perdono due punti come quelli di ieri pomeriggio, sono tanto pesanti come perdita, perché due punti possono significare salvezza o meno. Cioè, nel senso, è molto peggio, come posso dire, prendere una sconfitta, spareggiare una partita come quella di ieri, piuttosto che magari perderne una come quella di Gubbio, perché alla fine è un punto in meno e non due come certo. Ieri. Penso che l'esperienza ormai ci porta a pensare anche questo, che in questo campionato, ma penso in tutti i campionati, ma soprattutto in questo, alla fine un punto fa la differenza. Noi ne abbiamo persi addirittura due. Niente, rimane, c'è grande rammarico di non aver portato a casa i tre punti, anche perché secondo me abbiamo fatto un'ottima partita dove non abbiamo quasi mai rischiato e niente, poi ci sono giocatori importanti come Paulinho che gli lasci mezza occasione e ti fa gol. Tra l'altro si era sbloccato anche sabato scorso col Pescara e niente, e ci ha fatto gol anche a noi. Quando si dice insomma cicli che iniziano in certi momenti e bastano sì. Settimane di differenza, sì, veramente certo, infatti poi l'attaccante vedi è veramente appena inizia a segnare, un ruolo strano, sì. Comunque lui non faceva gol, non ha fatto gol per 13 partite mi sembra, ha fatto doppietta col Pescara e adesso ci ha fatto gol all'ultimo minuto contro di noi. C'è anche un difensore, Jonas, che ha segnato un gol in semi rovesciata a Empoli, te lo ricordi? Sì, ricordo bene, è stata molto bella l'emozione perché anche mia ragazza e sua famiglia stavano in tribuna, quindi, e poi era il giorno dopo il mio compleanno, quindi un giorno perfetto, indimenticabile. Sì. Festeggiato alla grande. Senti, il tuo agente è Roberto De Fanti, agente FIFA. Volevo chiederti com'è nata la possibilità di venire in Italia proprio nel tuo primo trasferimento, quando hai conosciuto insomma questa terra, questo calcio, insomma anche questo campionato che nel corso degli anni, nonostante la crescita e anche il sorpasso di campionati come quello inglese, come quello spagnolo, ha sempre mantenuto un certo fascino anche all'estero. Sì, lui mi ha visto quando giocavo con l'Under 21. E da lì è iniziato, perché lui ha anche altri finlandesi come giocatore, quindi è iniziata lì e ho parlato con lui e è venuto ad Ascoli e fatto un contratto con l'Ascoli. E da lì è cominciato tutto. Sì. E senti, a proposito invece di infortuni muscolari, oggi la notizia è di un doppio stiramento, quello di Davide Succi, una lesione muscolare che lo terrà fuori per altri 20 giorni almeno, e anche Andrea Bovo che ha risentito di quello scatto e quel problema muscolare al bicipite femorale che l'ha poi messo fuori gioco a Pescara. Insomma, gli infortuni muscolari, Jonas, sono un autentico spauracchio per un giocatore, soprattutto quando i campi cominciano a diventare pesanti. Sì, per un giocatore succede spesso che infortuni muscolari, perché ci va a 100 all'ora ogni sabato e quindi è allena tantissimo, quindi capita, però
Per fortuna non è niente di più grave. Totò, per quanto riguarda invece il tuo rientro, se ne dovrebbe parlare con il nuovo anno fra una cosa e l'altra, perché c'è anche la pausa natalizia di mezzo, per cui se dovessero essere rispettati i tempi arriveresti proprio più o meno a Natale come rientro all'attività agonistica. Sì, adesso penso che se ne riparli nel 2012. In questo periodo devo rimettermi sotto e sistemarmi e ripartire forte. Sicuramente adesso è il momento più difficile, perché comunque sei fuori, devi comunque concentrarti su quello che devi fare, risolvere il problema e senza cercare di non perdere la condizione. Quindi questo periodo mi metterò sotto per entrare al top dopo la sosta natalizia. Senti, nei momenti più difficili a Padova, a me hai avuto brutti pensieri, nel senso di dire, se non trovo l'occasione giusta alla fine di questa stagione, voglio dire, non ha più senso neanche andare avanti in un certo modo, oppure hai sempre comunque coltivato la speranza che potesse arrivare una chance come poi effettivamente è stato il Cittadella? In che senso, in un certo modo? Nel senso, non lo so, cioè, perché poi a un certo punto c'era quest'estate che proseguiva, questa tua voglia di continuare anche a determinati livelli e il fatto anche di non arrivare anche a ottenere quello che volevi e anche sentirti stimolato dopo. Certo, anni. Ma è normale che in quei momenti ti vengono mille pensieri e vorresti fare tantissime cose, ma io ero fiducioso che alla fine una soluzione sarebbe uscita. E, ripeto, quando è uscito Cittadella ho fatto di tutto per far concretizzare l'operazione, ma restare a Padova non lo so, forse non era il caso, anche se comunque mi legava ancora un anno di contratto. Anche se devo dire, poi nel calcio le cose cambiano da un momento all'altro. Quindi, bravo, molto rapidamente. Quindi, però forse non, dopo un anno così non me la sentivo ancora di vivere un'altra stagione in quel modo. Bravo. Insomma, siamo veramente in chiusura. Io vorrei dirvi che vi presento una maga che guarisce tutti gli infortuni e che vi fa stare sempre bene. Purtroppo, voglio dire, non l'ho ancora conosciuta, però insomma vi auguro veramente di tornare il prima possibile in campo, insomma, perché i tifosi di Padova e Cittadella vi seguono, vi vogliono bene, insomma, vi hanno sempre dimostrato molto affetto. Io saluto i nostri telespettatori, ricordo la replica di Padova Gol alle ore 23:05 su Taxi TV, canale 683 del digitale terrestre. L'appuntamento è con i nostri programmi dopo questa trasmissione, poi tutta la settimana con il nostro sito internet www.padovagol.it e poi lunedì prossimo alle 20 per un'altra puntata, la 12ª di questa stagione. Grazie Jonas per il tuo intervento. Grazie anche a Totò, in bocca al lupo di cuore a tutti e due. Grazie, buonasera. Arrivederci e buona serata.